Questa è la situazione a Piazzale Sempione, a Piazza Sempione. Tutte le attività che c'erano qui sono state del tutto estromesse da arrivi dal Bangladesh per quello che riguarda i negozi alimentari e frutterie e di altro vario genere, tra cui anche arabi per quello che riguarda le pizzerie. Le varie attività alternative sono state abbandonate per scarsa redditività, chiusure di locali in continuazione. Qui c'è il vecchio cinema che è chiuso. E altre attività che sono rimaste stanno per chiudere, come abbiamo visto nella cartolibreria qua a Via Nomentana, dove abbiamo fatto una breve intervista che è stata recepita, ma che nel contempo non è stata sufficientemente apprezzata, perché evidentemente oramai la situazione è troppo degenerata e quindi ovviamente irrecuperabile, e quindi per esempio quell'attività lì di libreria a breve sarà chiusa, così privando la zona di un altro punto di aggregazione, di conoscenza e di cultura. Bene, qui è andato qua. Così? Gira, vedi che girano i merenti. Vai. Ecco, quando parlo lui chiami lui, cioè focalizzi su lui quando parlo io. Sì. A me. Dunque, la visita che stiamo facendo è in funzione di un'indagine che stiamo facendo per verificare intanto la consapevolezza di chi produce e fa e esercita un'attività di qualunque genere, e soprattutto se è consapevole di quello che è successo. E soprattutto se è consapevole che ci possono essere risultati positivi attraverso un'iniziativa che poi proponga alla fine. Allora, intanto, con l'introduzione dell'euro, lei c'era già qua? Sì. Com'è andata la situazione? Come si è evoluta? Com'è andata? È andata meglio? È andata peggio? Statica? Peggiorato. Peggiorato? Drasticamente. Oh, a livello di un 5% di meno? 10, 15, 20? Magari, più della metà, un doppio. Cioè 50% di meno? Ma di poco, proprio dimezzato, sì, ha dimezzato tutto, il potere d'acquisto, l'euro. Certo, ha distrutto tutto. Poi a prescindere tutto, che qua ci hanno detto che c'è le porte di Roma, che ho portato io pure un po' dei clienti, pure lì. Quella è stata un'altra aggravante, ma prima l'euro prima che aprissero le porte di Roma, già le conseguenze erano un crollo totale. Allora, il problema? Perché hanno lasciato l'euro ha dimezzato il potere d'acquisto, certo, rispetto alla lira, e quindi da un istante all'altro, chi guadagnava un milione, prima c'era un milione, certo, ora ci vogliono 1.000 euro, quindi con 500 non ci si campa. Con un milione campavi, esatto, ma magari un tutto po' raddoppiato, tutto raddoppiato, certo, quindi poi i stipendi sono rimasti quelli della lira, certo, e certo, l'euro ha raddoppiato tutto, quindi certo, si arriva al 50%. Costo della vita. Certo. Con anche la spada di Damocle che man mano che andiamo avanti nel tempo, sempre più tutte non le imprese va, non si va migliorando, no, ma tutte le imprese stanno automatizzando le produzioni, sì, quindi tutto quello che è fatto in serie o un lavoro ripetitivo, come per esempio anche quello del commercialista, per dirne, sì, una, è sottraibile al mercato del lavoro, e perché viene ceduto alla macchina, cioè il computer super veloce, sì, il robot androide, eccetera eccetera. Allora, in questo contesto, che è partito in questa fase qui dal 1981, grazie ai nostri cari governanti che si sono succeduti nel corso degli anni con tutti i vari governi, con tutti i colori di destra, di centro, di sinistra, tecnici o non tecnici, e che hanno portato alla legiferazione
Per cui oggi praticamente un'impresa come lei ha il 70% di tasse, se dovesse pagare tutto, dovresti chiudere il giorno, la mattina appena... Ci hanno portato a questo, ecco. ci stanno portando a questo. Allora, quindi il discorso è purtroppo che viviamo in un ambiente ostile all'imprenditore, di qualunque genere, e all'attività umana nello specifico, perché come abbiamo detto, fra 2, 3, 5 o forse magari qualche anno in più arriveremo al punto in cui il lavoro industriale per gli umani non ce ne sarà più, e addirittura anche il lavoro intellettuale, oltre a tutti gli altri lavori che si possono immaginare. Allora, in questo contesto c'è... Scusa, c'ho una raucete. In questo contesto c'è da considerare che, come tutte le pentole che fa il diavolo, manca la il coperchio, anche in questo caso, pure se hanno fatto una marea di leggi anti-imprenditoria, diciamo piccola imprenditoria, comunque c'è sempre la via di scappatoia, la via di fuga, che permette di esplorare, diciamo, situazioni che quelli che avevano immaginato le leggi non avevano potuto neanche supporre. Ecco. Allora, questo perché per la maggior parte poi di quelli che hanno fatto le leggi sono enormemente ignoranti, molto più ignoranti di chi viene governato, no? Perché non hanno nessuna esperienza lavorativa, nessuna esperienza di nessun genere, mai lavorato un giorno in vita loro, possono sapere come si lavora. Senza stare sul campo, certo. Allora, il discorso è questo. Nel corso dei secoli, addirittura, ci sono stati tutta una serie di esempi. Ad esempio, faccio solo un passo indietro di pochi anni, ma la fine della guerra aveva visto l'Italia completamente rasa al suolo. A partire dal 1945, appena dopo la liberazione, chiamiamola liberazione, diciamo, la guerra è finita e quindi la gente ha potuto interessarsi ai propri affari. Da lì, con pochi anni, siamo riusciti a fare anche addirittura il boom economico, ad arrivare ad essere la terza, quarta o quinta nazione quarta industriale potenza mondiale al mondo. Quindi il problema diciamo della rinascita economica è stato risolto. E come è stato risolto? È stato risolto attraverso l'utilizzo di uno strumento che si chiama cambiale. Oggi, nel corso degli anni, le banche e tutti i nostri cari governanti hanno fatto in modo che la gente si scordasse e addirittura pensasse che la cambiale è qualcosa di osceno. In realtà la cambiale ha sempre risolto tutti i problemi, prima della guerra, dopo la guerra, addirittura con Abramo Lincoln nel 1863 e anche prima addirittura. Perché? Perché è sulla fiducia che si costruisce l'economia, e non c'è forma migliore di fiducia se non quella della accettazione di qualcosa che avverrà nel tempo. Ma credo che non gli interessa fare una cosa di questo genere. A loro no, a noi sì. Anche perché quando tu vai in banca stai tranquillo, ti serve un prestito, laddove ti servono due soldi, sì. Che garanzia mi dai? C'ho 2 miliardi di immobili, e che mi faccio? Mica faccio immobiliare. E ce l'ho, e se non ce l'avevo? Certo. No, è così. Non gli interessa. Non è che non gli interessa, è che loro vogliono che esista questa situazione di penuria, di denaro liquido in circolazione nell'economia reale, perché con questo sistema strangolano le imprese, accentrano le imprese in poche multinazionali, fino a che ci sarà, magari fra 50 anni, 80 anni, 100 anni, ma non molto di più, un'unica multinazionale che controlla tutte le attività mondiali. Esatto. E questo, il progetto loro è questo, non c'è via di errore, non c'è possibilità di errore. Allora la soluzione è una sola: cercare, ed è questo, ecco la proposta che sto facendo in giro per le attività commerciali della zona, e seguiremo poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane e così via, e cioè creare un circuito all'interno del quale, un circuito composto da almeno 500.000 aziende in zona, perché è quello il nocciolo che serve per poter creare questa economia, questo volano d'economia, e attraverso appunto l'utilizzo di una cambiale particolare che si chiama cambiale sociale, che saranno due in realtà, una è quella cambiale sociale ordinaria e cambiale sociale privilegiata, come per le azioni. Le ordinarie saranno emesse dai cittadini come consumatori, come portatori di necessità, di esigenze da espletare, e dall'altra invece le cambiali sociali privilegiate, che saranno quelle invece autorizzate e scambiate fra imprenditori. Appunto, come fa una banca, che c'hai a garanzia te, c'ho l'immobile, c'ho il negozio, c'ho, che ne so, due terreni di qua e della spazio in giro per l'Italia, su quella base lì, all'interno del gruppo, con un consiglio di amministrazione controllato da associati del gruppo, che a rotazione partecipano a questo consiglio di amministrazione,
si fa credito, cioè io ti do su questo immobile, che ne so, 100.000 euro che ti voleva, tu sei andato in banca e non te l'ha dati, te lo diamo noi altri 1.000 associati e fra di noi quando tu c'hai bisogno te lo dà a te, quando là tu non c'hai più bisogno l'hai restituito lo diamo all'altro e la così via. Società. È una società finanziaria ma fuori salva dal imprese, sistema. Salva imprese, sì. Salva piccole e medie imprese. Fuori dal sistema, non c'ha bisogno di nessuna autorizzazione da parte della Banca d'Italia o della BCE o del governo del tesoro italiano, non c'ha bisogno di niente, perché le cambiali sono legalmente oggi utilizzabili da chiunque. Uh-huh. Ecco. E quindi la cosa, insomma, poi dopo va articolata. Adesso io volevo solo lasciare un po' di materiale, sì, così vai su internet, certo. E vai a verificare tutte le varie cose, sì. Ci rifletti sopra, perché ovviamente. Sì, certo. È una cosa che va riflettuta, va ragionata, certo. Dopodiché ci risentiamo, ci ricontatti, poi un'altra cosa importante, una volta che tu sei convinto da quello che hai letto e hai verificato quello che facciamo, che non facciamo, eccetera, se c'hai altri colleghi, amici, fornitori, eccetera, clienti di un certo livello che vogliono aderire anche loro, più siamo meglio siamo. Ti lascio un po' di materiale. Ok, allora. Grazie. Una cosa analoga, tempo fa, qualche anno fa, mi ricordo quando ero più piccolo con mio padre che aveva un'altra attività, la facevano tra negozianti, certo. Dice mettiamo un certo al mese, sì. Ognuno, perché oggi magari a te servono 3.000 euro, li prendi là. No, nel corso dell'anno dovevi per forza prendere almeno un milione, prendevi un milione, giravano, e erano 100. Erano per tutti e quindi c'era l'opportunità di poter aiutare chiunque in quel momento, perché una volta un fiore si sposa, mi serve una cosa, oppure devo fare una stigliatura del negozio, oppure bravissimo. Mi serve di mettere merce nuova, fresca, sì, quindi come idea è sempre valida. Si può chiudere? No, aspetta, poi anche chiudere, insomma, quello di essenziale che ci siamo detti. Allora guarda, qua dietro c'è anche tutti i riferimenti nostri, telefono eccetera. Okay. Si vede qua. Allora, questo invece. Aspetta. Sì, ok. Vai. Allora, la cosa importante da sapere è. Oddio, mi hai detto una cosa, mi sono scordato. Di questo fondo. Ah, ecco, loro che cosa fanno? Questi diciamo i nostri competitori fanno questo tipo di approccio che ti ho detto, facendo pagare. Certo. Dal punto di vista loro, anche giustamente, perché io ti fornisco un servizio. Allora qui quando tu aderisci non devi pagare niente, perché tu emetti semplicemente una cambiale senza scadenza, rinnovabile in bianco quando va a scadere, un sistema che poi ti spiego, leggilo lì, ci ha spiegato sommariamente, ma poi eventualmente. Sì. Mi contatti e ti do le altre iniziative. Cioè praticamente noi diamo l'adesione, costa 100 euro, facsimile euro, in cambiale sociale, che è quella cosa che ce l'hai in mano. Tu. Ah, ma ce l'ho io. Ce l'hai tu. È questa qua. È una cambiale come tutte le altre, con tutti i vari riferimenti di tutte le cambiali. Solo che questa non scade mai. Cioè la cambiale normale c'ha una data e c'ha come limite massimo 5 anni, infatti queste qui vengono emesse a 4 anni o 5 anni, a seconda del. Solo che quando vanno in scadenza, invece di essere bancate, ed è scritto diciamo, obbligatoriamente come adempimento contrattuale, non le devi e non le puoi bancare, anche se poi teoricamente uno potrebbe pure andare in banca e bancarle, però se lui le banca intervengono tutti gli altri 1.000 a pagare quella cambiale lì di quel figlio, certo. Di puttana che ha trasferito, dopodiché gli fai l'azione legale e gli fai un culo tanto. Okay. Perché essendo molto un adempimento contrattuale lo devi mantenere, non puoi, certo. Fare come devi fare, è chiaro? Allora a questo punto tu non devi pagare niente, quando fai le transazioni solo la prima volta paghi il 4%, sempre però non in euro, sempre in cambiali sociali, fai conto che io spendo qui da te 100 euro, 4 euro li metti da parte, con quello che compra ti mette una cambialina da 4 euro, tu ce l'hai lì dentro al cassetto, mi fai una cambialina da 4 euro, e con quella cambialina da 4 euro ci fornisce a noi
diciamo, la sussistenza per sopravvivere. Certo. Capito? Sì, sì, ho capito. È chiaro. Capito. Ecco, poi lì ci sono tutte le informazioni. Quindi a differenza, e concludo, a differenza degli altri amici, per esempio della video trade, se tu scrivi video trade su internet, su Google, ti appare il sito di una di queste 10 che ti ho detto, che è la più grande. L'anno scorso questa signora azienda, due anni fa, aveva fatturato per circa 25 milioni di euro, 25 milioni di euro, di transazioni, di guadagni attraverso le transazioni dei suoi soci. Ci avevano circa 4.000 soci loro, in giro per l'Italia. Però maggiormente sono piccole e medie aziende, diciamo di un certo spessore. Quindi ecco, vai a vedere che sicuramente la cosa può interessare. Poi se ci dai una mano nel momento in cui tu sei convinto, noi lo facciamo, guarda, la nostra diciamo, opera è per cercare di fare una qualche azione di contenimento, di opposizione alla disgregazione economica e sociale che avviene nel paese, perché nel nostro non è solo una funzione economica fine a se stessa come erano le società finanziarie che dicevi te degli anni scorsi, no? Sì. Noi, per noi è importante anche l'aspetto etico della questione, l'aspetto sociale, capito? Perché noi siamo italiani e in un momento di grande difficoltà ci dobbiamo aiutare, ok? Grazie. Ciao. Grazie tanto. Sì, su Giussi. Ciao, grazie. Aspetta, questo non so se te l'ho dato.